A bel gioioso procedono i lavori di recupero del castello cittadino, un progetto avviato ormai da 8 anni, ma per il quale presto si vedrà la fine. L'idea dell'amministrazione comunale è quella di trasformare il castello in un polo culturale europeo all'avanguardia, con una serie di spazi dedicati anche alla promozione delle eccellenze della provincia di Pavia, sia dal lato turistico che da quello enogastronomico. Prevediamo la fine di tutti questi lavori per la prossima primavera, e questi lavori comprenderanno la realizzazione di una mediateca, la realizzazione del punto d'ingresso, la realizzazione di un negozio per la promozione di prodotti locali e delle attività culturali, non solo di Belgioioso ma di tutta la provincia di Pavia, un negozio, uno spazio a disposizione degli imprenditori per organizzare eventi, convegni, eccetera, eccetera, e quindi anche in questo caso altri spazi espositivi che ospiteranno la mostra sulla via Francigena, la mostra permanente sulla via Francigena, più una serie di altri spazi da utilizzare per eventi, convegni e diciamo tutto quello che fa cultura, fa promozione e attira turismo in provincia di Pavia. Credo che anche questo sia un momento particolarmente alto. Negli anni l'amministrazione comunale ha ottenuto finanziamenti dall'Unione Europea, dalla Regione, dalla Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia e dalla Fondazione Cariplo. È un grande sforzo culturale, spiega il sindaco Zucca, che abbiamo avviato per mettere a disposizione gli spazi del castello, non solo ai cittadini di Belgioioso, ma a tutto il territorio. In queste sale, tra l'altro, nascerà anche il primo museo multimediale dedicato alla famiglia Visconti. All'interno di tutto questo stiamo realizzando l'unico museo dedicato alla famiglia Visconti, perché il castello di Belgioioso e quindi la città di Belgioioso nascono in epoca moderna dall'iniziativa viscontea. E quindi è un momento particolarmente significativo e sarà un museo multimediale che vedrà sia una interazione tra i visitatori e tutto quello che sarà esposto. Quindi una cosa molto coinvolgente che ci sta impegnando molto e che credo vada incontro, dai primi esperimenti che abbiamo avuto, dalle prime considerazioni, vada incontro a un pubblico che è un pubblico che va dai bambini, dai ragazzi, sino al pubblico più adulto, sia italiano sia europeo.